Le vittime delle estorsioni, dell'usura e degli odiosi atti minatori degli 'ndranghetisti trovino la forza di denunciare. La Procura di Torino, in un comunicato ufficiale, chiede esplicitamente a chiunque abbia subito atti intimidatori di raccontare l'accaduto, perché è l'atteggiamento che rappresenta il solo modo di arrestare e vincere il diffondersi della cultura mafiosa anche in Piemonte. L'operazione Big Bang contro la 'ndrangheta eseguita dai carabinieri di Torino è stata davvero significativa. 20 le persone arrestate tra il capoluogo piemontese e Reggio Calabria. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata a estorsioni, usura, traffico di droga e gestione di bische clandestine. Eseguite anche 41 perquisizioni domiciliari e sequestrati beni. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura sono emersi pesanti atti intimidatori ai danni di commercianti, ambulanti, ma anche giocatori d'azzardo cui veniva prestato denaro a tassi del 120% l'anno. Il giro d'affari era di oltre 100.000 euro al mese. Per intimidire le loro vittime, i capi della cosca si presentavano come i padroni di Torino, incutendo profondo timore. A una vittima di estorsione è stata recapitata, ad esempio, una testa mozzata di maiale con un avviso ben chiaro: la prossima sarà la tua. Uno degli indagati è stato trovato persino in possesso di due bombe a mano ancora inesplose, e nel corso delle 41 perquisizioni effettuate nella notte è stata scoperta anche una coltivazione di marijuana. L'indagine è partita dal 2014 senza nessuna segnalazione di un collaboratore di giustizia, approfondendo l'attività di traffico di stupefacenti dei fratelli Adolfo e Aldo Cosimo. Entrambi sono considerati esponenti della criminalità organizzata reggina nel capoluogo piemontese. Il loro grado è quello di padrino. I due erano stati arrestati nel giugno del 2011 nel quadro dell'operazione Minotauro e poi tornati liberi. Ma già nelle settimane precedenti, nel carcere di Voghera in cui erano rinchiusi, avevano cominciato a riorganizzarsi, riuscendo ad aggregare al sodalizio vecchi pregiudicati, parenti e giovani emergenti nell'ambiente criminale torinese. Il denaro era investito per far crescere poi gli affari, ma anche per garantire agli affiliati un certo livello di vita, in modo da dimostrare a tutti il potere mafioso da loro raggiunto e esercitato. Una cosca anomala, dunque, perché ostentava la propria ricchezza. Gli esponenti acquistavano auto di lusso e facevano vacanze in hotel a 5 stelle, dice il colonnello Arturo Guarino, comandante provinciale dei carabinieri di Torino. Gli arrestati hanno perseguitato le povere vittime, aggiunge, dicendo loro in faccia che avevano bisogno dei soldi per potersi pagare la villeggiatura.